A volte succedono delle cose in natura strane, fuori dal normale. E spesso i volentieri queste cose hanno un significato o un indicano qualcosa e bisogna riuscire a capire che cosa per sapere che c'è una realtà superiore che comunica con noi. E così è successo anche questa volta con un articolo. Diciamo che riporta una notizia strana, fuori dal normale, come andremo a vedere adesso, che però c'era qualcosa di estremamente importante, o almeno indica qualcosa che c'era da scoprire di estremamente importante come andremo a vedere ora. Ecco questo è l'articolo apparso qualche giorno fa sui giornali, spiaggia della California invasa da pesci pene. Ecco, strana notizia, mai sentita. E leggiamo però cosa dice, le recenti mareggiate hanno spazzato via gli strati di sabbia, ecco un attimo, c'è cioè, ciò che per noi sembrava bello, ecco la spiaggia bellissima della California, e la mareggiata, il tempo brutto ha spazzato via la sabbia, e ecco sotto la sabbia, sotto l'apparenza, come diceva tempo fa qualcuno, Parlando di sepolcri imbiancati, rivolgendosi alle persone. Ecco qua, vediamo la spiaggia, ecco, spazzata via dagli strati di sabbia, pertanto in superficie, portando in superficie migliaia di creature chiamate vermi, locandiere, grasse, noti come pesci pene, per la loro forma e o che colore, che ricordano l'organo sessuale maschile. E noi vediamo, leggendo, and andando avanti a seguito di una serie di tempeste, tempeste invernali nel nord della California e del Mar Mosso uno sciame di creature rosa pulsanti a forma di fallica si è arenato lungo la spiaggia di Death Beach a nord di San Francisco secondo quanto riferito eccetera eccetera ecco noi leggiamo ancora queste creature non sono pesci ma in realtà vermi marini e qua racconta appunto tutto quello che è la natura di questi pseudo pesci che sono i vermi. Parlando per cui di come questi vermi che erano comunque sotto la sabbia coperti siano sempre stati lì, anche se le persone sopra si godevano il sole sdraiati sulla, sulla sabbia stessa che ricopriva queste migliaia di pesci pene. Ecco, a loro insaputa. Ma... Questa notizia, essendo appunto, come ho detto prima, così strana, doveva dire qualcosa, comunicare, indicare qualcosa e ho cercato di collegarla a qualcosa che però non è stato facile, fino a quando ho letto la dichiarazione della testimone al processo Rubiter, come andremo a vedere. Ecco, noi entriamo nell'articolo pubblicato dalla, Repub... dalla Repubblica. Rubiterra, Am Ambra battilana, le ragazze dovevano compiacere Berlusconi e poi, appunto, era abuso di potere in diretto. E qua il video della stessa testimone, come altri che hanno già testim testimoniato precedentemente, dove si racconta cosa ha visto, o almeno racconta cosa ha vissuto quella sera. Evidenziando in questo modo, come è stato con altri testimoni, quasi ciò che nessuno si aspettava: ecco, sotto la sabbia si nascondeva puntini. Puntini, ecco, dietro la faccia della persona per bene si nascondevano cose assurde o almeno inquietanti, ma che hanno ancora un senso più profondo, come vedremo man mano. Ecco, dice: Quando ho incontrato Berlusconi per la prima volta, ho pensato fosse un imitatore. Era molto diverso da come appare in tv, non aveva il trucco e gli mancavano i denti. E così va avanti raccontando che cosa? Quello che probabilmente tutti avete già letto. Soprattutto questo pene, ecco, la statuetta con un grosso pene o più peni che giravano, che erano presenti a quelle cosiddette fesse eleganti. O altri appunto hanno chiamato il bungambunga. Bunga. Ecco qua, poi racconta: Ma noi la cosa è già più, diciamo, meno interessante in questo momento perché parla di atteggiamenti viscivi. Quella sera si faceva palpare e, e baciare, ha afferma fermato le gare della testa e chiave di Ruby. E qua appunto Berlusconi parlava e baciava le ragazze presenti che per adorarlo li cantavano l'inno del partito, memoria meno male che il silvio c'è non era obbligatorio eccetera eccetera ma ecco l'apparenza dietro l'apparenza si nascondeva quello che adesso le testimoni vanno a raccontare e raccontano in un modo veramente inquietante perché ha creduto nelle parole del signor Berlusconi tra il quale il sottoscritto ovviamente che parlava di realtà sentimenti, valori considerazione, amicizia, già, comunque questo è un discorso, andiamo avanti, ecco qua noi vediamo nell'altro articolo pubblicato sulla stampa, ciò che ha raccontato, ciò che ha raccontato la testimonia di quella serata, l'unica alla quale ha partecipato, Batitar, Batirana, testimonia, Berlusconi mi palpò e scappai, ecco la verità sul bunga bunga. La modella racconta le serate a luci rosse a Villa San Martino, Nicola Minetti, eccetera, eccetera, ma questo per evidenziare un aspetto più che altro, non tanto per entrare nei dettagli che credo chiunque ormai abbia già letto sui vari articoli. Sì, evidenzia un fatto strano no? che sembra quasi eccessivo questo modo di dimostrare la sua mascolinità Ovviamente facendosi mettere, come hanno detto già appunto la, la testimone in questione, addirittura il sedere in faccia dalle ragazze e poi eccetera eccetera questa esibizione di peni grossissimi in giro per la casa con le relative statuette. E qua comunque lo scorro più o meno velocemente perché ho detto non è tanto in sé l'articolo chiunque ha già letto ma per evidenziare che cosa. Proprio la stranezza di questa esagerata esibizione, se non fosse altro forse per nascondere qualcosa, perché in effetti la cosa più strana che porta a pensare quando uno legge la dichiarazione di questa testimone come di molte altre, che ci sono già state precedentemente, che pare quasi come se volesse questa, come ho appena detto, esibizione nascondere, nascondere qualcosa che gli altri non dovranno mai sapere. E qua, per arrivare allora a capire che cos'è che potrebbe nascondere, ecco, e pensando mi sono ricordato di una frase che ha detto un boss mafioso che andremo a vedere, sì, è estremamente importante, vista sotto questo punto di riferimento. Ecco, entriamo qua nell'articolo, anche questo pubblicato da Repubblica, il racconto di Graviano. Nei miei anni a Milano frequentavo Berlusconi, e qua l'intervista appunto lasciata appunto, le dichiarazioni eh, la lasciate da, dal boss a Fiammetta Borsellino che era andata in carcere per raccontare il suo dolore di figlia. Il boss Giuseppe Graviano ha allargato le braccia, sostiene di essere innocente, una vittima dei pentiti, e anche lui ha, avuto, ha dovuto soffrire. E qua appunto noi vediamo il racconto del pentito, o meglio il racconto che fece il boss Graviano, che dice di quando faceva la bella vita a Milano, lo dicono tutti che frequentavo Berlusconi. Ha lanciato lì a sorpresa, più che io era mio cugino che lo frequentava, e poi ha spiegato che andava spesso a teatro e vedeva gli spettacoli di Gianni Dorelli, oppure faceva delle gite a Forte e Mami, e qua appunto racconta via via, Ma la cosa più importante che uno dovrebbe riuscire a capire è come mai Berlusconi frequentava dei ragazzi, poco più, come appunto Graviano, ragazzi sbandati di periferia qua a Milano, eppure, vediamo un attimo, eppure Filippo Graviano, che era il fratello di Giuseppe, era nato il 27 giugno del 61. Giuseppe Graviano il 30 settembre del 63, diversamente Berlusconi il 29 settembre del 36. Cosa va mai da parlare, raccontare a dei ragazzi, frequentati, come dice appunto il boss, per anni? Per cui, se nel 92 Giuseppe Graviano aveva 31 anni, 29 anni, quando è iniziato a frequentare erano ancora più giovane i due fratello. E soprattutto singolarmente, come dice poi nell'intervista, normalmente non si vanno a cercare ragazzi in periferia sballati per parlargli, a meno che, ecco, qualcosa che si vuole nascondere attraverso queste feste cosiddette bunga bunga o eleganti. La verità, come sempre, la sa solo Graviano e il fratello che l'hanno frequentato per anni. E forse è proprio questo è il motivo per il quale non parlano, essendo uomini d'onore o soprattutto che devono proteggere la loro onorabilità essendo dei boss. Già, un punto di domanda grande. Anche perché? Anche perché l'ele Mora, quando finì in carcere per il fallimento, chiese soldi a Berlusconi, 2 milioni e 400 mila euro cosa che Berlusconi diede. Ma Berlusconi sapeva, come ha dichiarato lo stesso Lelemora, che aveva speso quei soldi per il suo amante, cioè Fabrizio Corona. Per cui indirettamente quei soldi che gli ha dato a Lille Mora è come se avesse pagato lui i regali che Lemora ha fatto al suo amante comprandogli otto macchine, un appartamento da un milione e mezzo, eccetera, eccetera, dichiarato da lui stesso. E allora, in Roma vediamo quella dichiarazione sempre sulla Repubblica, l'Iremola e due milioni a corona, un regalo, eravamo amanti, e qua racconta per filo e per segno, come ho appena accennato prima, i regali fatti da dall'Iremola a corona, in cui parla di otto macchine, di una casa da un milione e mezzo di euro eccetera eccetera dal 2004-2006 così allora quando ecco quando ha chiesto 2 milioni 2 milioni e 4 a berlusconi berlusconi sapeva che l'Elemore aveva spesi come si vede nell'articolo il link dell'articolo sopra per corona in quanto erano amanti ma così facendo come appena detto è come se Berlusconi, dando 2 milioni e 4 Mora, abbia fatto quei regali a Corona. Ecco, i pesci emersi nella spiaggia, almeno i, pe, i pesci pene emersi nella spiaggia ricoperta o scoperta dalla burrasca marina e dai venti. Ecco. C'è qualcosa di strano in queste feste eleganti che, di cui hanno parlato diversi testimoni, come riportano qua i link di altri giornali. Rubiter, Battilana, Battilana. ad Arco di Berlusconi mi palpò, lui baciava tutte. La testimonianza di Ambra, Battilana contro Berlusconi. E qua ancora, Berlusconi baciava e toccava a me e altre ragazze. E così vediamo noi altri link, processo Rubiter e qua lo stesso, Mine, 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 Minetti ballava nuda. La modella racconta l'alcol e baci i palpeggiamenti, eccetera, e così noi vediamo ancora gli altri, gli altri link, per non parlare poi di altre testimonianze precedenti. Ecco, ma è un, ecce un eccesso di esibizionismo, come dicevo, perché? Forse per nascondere quello di cui abbiamo già visto, ciò che gli stessi mafiosi boss non parlano. E parlando potrebbero riuscire anche dal carcere, ma hanno una reputazione da salvare. Loro erano solo dei ragazzi all'epoca quando frequentavano Berlusconi, ricco imprenditore. Se fossero vere queste dichiarazioni, cosa cerca di nascondere il signor Berlusconi? E qua per concludere, meglio ricordare ciò che disse il boscraviano racconta la sua latitanza a Milano aveva una copertura favolosa e chi può avergli fornito una copertura così? Era solo un ragazzo all'epoca. Ecco allora il motivo di questo strano apparire di tanti, di migliaia e migliaia di pesci pene sulla spiaggia. La cui sabbia era stata portata via da una burrasca e dal vento fortissimo. Come si dice, dietro una bella immagine si nasconde qualcosa di ben altro e bello, come in quella spiaggia in California. Ecco per terminare questo breve video, riporto dal corriere della sera, il bosco Labriano Berlusconi mi chiese una cortesia. Insieme per anni, ora? e Poi, continua a mi pugnalare le spalle. Ecco, 9 giugno 2017, Graviano, Berlusconi e la mafia. Chiese una cortesia, poi sparì. Ma insieme per anni? Che significato ha visto che lui era un ragazzo e Berlusconi, un imprenditore ricco già di 56 anni nel 92? Ecco. La risposta per i magistrati che vorrebbero capire perché non parlano in graviano è nascosta da qua. Devono proteggere la loro reputazione e così in questo modo possono ricattare, fra virgolette, senza dire. Forse questo è il motivo per il quale hanno fatto trapelare quelle frasi poi intercettate dai microfoni, come riporta l'articolo e altri.